Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo parlare ovviamente del banner di Red e di Barrett, i protagonisti dell'evento dei Turks fondamentalmente, ma anche del Ranking Dungeon, perché appunto abbiamo personaggi che possono in un modo o nell'altro aiutarci nell'uno e ovviamente nell'altro evento. Infatti abbiamo un Barrett che in questo caso diventa una sorta di factotum, dove appunto riesce in un modo o nell'altro a potenziare se stesso, ma al tempo stesso anche depotenziare tutto quanto il party avversario, mentre invece Red diventa un ottimo supporto, un'ottima spalla per tutti i team elementali fuoco e ghiaccio. Perché ovviamente tramite la skin che ha ricevuto tempo addietro, tramite quest'arma e tramite la sua capacità appunto di gestire due elementi al posto di uno, riesce in un modo o nell'altro sta iniziando, diciamo, il percorso di utility che comunque può avere un qualsiasi personaggio. A differenza di Barrett, che invece qui viene inteso, comunque viene interpretato non tanto come un vero e proprio DPS, perché comunque sia anche il costume di Barrett non è un Arcanum, non è un costume che in un modo o nell'altro possa, come posso dirvi, premere troppo sull'acceleratore, però è comunque un costume che lo potenzia in tutto. E l'arma invece di per sé depotenzia l'attacco fisico e l'attacco magico per quanto riguarda gli avversari. È un'arma elementale, e questo sinceramente un pochettino non riesco neanche tanto a capirlo, forse perché nell'evento dei Turks c'è una debolezza al tuono e quindi si vuole sfruttare questa debolezza al tuono, anche se in realtà non dovrebbe esserci nessuna debolezza al tuono, perché se i Turks ovviamente sono Rud, Elena e Reno, le loro debolezze già le conosciamo, sono vento, fuoco e ghiaccio, quindi il tuono lì non c'entra niente, anzi addirittura Reno in un modo o nell'altro dovrebbe resistere al tuono, perché appunto lui gioca spesso e volentieri con i fulmini, visto che è veloce, eccetera eccetera. Per quanto riguarda ovviamente armi e costumi, andiamoli a vedere un attimo nel dettaglio. L'arma di Barrett è un'ottima arma in tutto, in generale, è veramente un'ottima arma. Praticamente funziona nello stesso identico modo dell'arma di Kuja, per quanto riguarda ovviamente Sephiroth. Quindi abbiamo un danno, in questo caso elementale, del 540%, portato ovviamente a overboost 10, del nostro utilizzatore. Inoltre abbiamo la possibilità di abbassare l'attacco fisico con potenza mid a tutti quanti gli avversari, e inoltre se i nostri HP sono superiori al 50% riduciamo anche l'attacco magico a tutti i nemici, sempre potenza mid, quindi 20%. E inoltre le refined abilities sono boost di attacco magico e boost ability magica. Quindi anche, diciamo che anche le refined sono veramente veramente buone. Sono quelle refined che a noi mancano. Fondamentalmente fa parte di quell'arma, cioè fa parte di quella categoria di refined che mancano, ovvero il boost magico e l'ability magica insieme. Abbiamo solo la Sun Umbrella e l'arma di Sephiroth, quella nuova del Limit Break, che fondamentalmente hanno questo stesso principio. Quindi sono armi molto rare, ma in questo caso anche l'arma di Barrett è estremamente utile. Ripeto, l'attacco elementale non capisco perché appunto ci sia l'attacco elementale in tutto ciò. Avrebbero potuto tranquillamente fare un'arma non elementale, a mio avviso, e forse sarebbe stato anche meglio in alcuni casi, però diciamo che l'elemento è pur sempre qualcosa che si può potenziare, quindi ben venga. Per quanto riguarda invece le support materie, abbiamo attacco magico fisico, attacco magico e il boost sigillo cerchio. Quindi, come potete notare, anche tramite le support materie abbiamo fondamentalmente una varietà di attacco fisico, attacco magico, volendo,
perché qua abbiamo attacco fisico magico, quindi diciamo anche qui possiamo mettere comunque delle materie fisiche. Qui ovviamente abbiamo il boost magico e poi il boost di sigillo circolare, che comunque sia fa sempre comodo. Il boost al sigillo fa sempre comodo, però non lo so, forse un po' troppo ibrido, senza pensare al fatto che questa potesse essere, o comunque che questa in realtà sia un'arma totalmente magica. Quindi forse era questa la cosa che bisognava sottolineare di più. A differenza invece della skin, che a parte essere molto figa, perché i colori sono veramente fighi, mi piacciono un casino, abbiamo praticamente una sorta di potenziamento in overall. Infatti abbiamo il boost HP di 10 punti più l'Indomitable Soul, dove appunto abbiamo attacco fisico, difesa fisica e magica aumentata del 20% e attacco fisico e magico aumentato addirittura del 10%, che sembra essere poco fondamentalmente. In realtà non è male, perché se voi considerate comunque la capacità di poter potenziare un personaggio con cifre abbastanza importanti, avere quel 10% di una cifra già abbastanza alta di suo, diciamo che può darvi un bello sprint, può darvi un bello sprint. Non necessario, non fondamentale assolutamente, però potrebbe essere, cioè potrebbe comunque essere una marcia in più, senza considerare il fatto che poi esteticamente questa skin è un vero e proprio gioiellino. Tra l'altro Barrett che indossa una skin della Shinra, perché come notate c'è praticamente il simbolo tagliato della Shinra, abbastanza particolare come scelta. Chissà se Barrett indosserebbe mai un completo del genere targato Shinra, anche se è tagliato, però è pur sempre un completo Shinra. Discorso diverso invece che andiamo a fare per l'arma di Red. L'arma di Red è comunque un'arma totalmente generalizzata, anche le Refined Abilities lo confermano, quindi boost attacco magico fisico e boost ability in generale, quindi diciamo abbastanza generico come bonus per quanto riguarda i nostri personaggi, però l'attacco di per sé non è male, perché comunque abbiamo 3 barre ATB soltanto, possibilità di ridurre la resistenza al fuoco e la resistenza al ghiaccio, tra l'altro in potencies high, e la cosa che ovviamente interessa è sicuramente quella, quindi la capacità di poter abbassare subito la resistenza a fuoco e ghiaccio immediatamente con un attacco solo, ed è molto molto buono, soprattutto con 3 barre ATB, un po' come abbiamo visto anche Eris, che aveva la possibilità di abbassare la resistenza vento, no? Quindi questi, diciamo che queste armi da 3 barre ATB sono sempre molto comode. Bisogna vedere ovviamente anche come si potranno potenziare e in quanto tempo si potranno potenziare, perché ovviamente il danno di per sé è bassino, 420% è come praticamente una percentuale di inizio gioco, mentre invece, come abbiamo potuto vedere già anche Barrett con le nuove armi, nonostante siano AOE, abbiamo un 540, quindi capite già come appunto le percentuali di danno vadano ad aumentare, proprio perché ormai i nemici sono molto più forti, molto più resistenti, e quindi bisogna fare più danni. Mentre invece comunque con Red siamo tornati comunque a un passo indietro per quanto riguarda la percentuale di danno, però ovviamente capisco anche che questa è un'arma che deve compensare con il fatto di poter ridurre subito la resistenza elementale e quindi permettere agli altri personaggi di fare più danni. Ecco perché comunque sia ci sono sempre 2 armi che si utilizzano per ogni personaggio come armi principali, no? In modo tale da poter avere un'arma di supporto o un'arma comunque secondaria difensiva e poi l'arma primaria, che è quella che per l'appunto deve necessariamente fare danno. Per quanto riguarda le support materie, vedete, in questo caso abbiamo una scelta abbastanza intelligente, perché abbiamo comunque l'attacco magico fisico come primo slot, che ovviamente è generalizzato proprio come è tutta l'arma di Red generalizzata, però poi gli altri 2 slot abbiamo fuoco e ghiaccio potenziati del 30%. Quindi anche un Fire Blow, un Fire, tutto quello che c'è a disposizione
viene potenziato del 30%, e col fatto che noi riduciamo ovviamente sia fuoco che ghiaccio, abbiamo un buon boost, soprattutto per chi ha pullato la skin, quella di Rebirth fondamentalmente, tutta con la skin nera, no? Quindi il red tutto nero, che appunto aumentava la sua potenza di fuoco e ghiaccio e aumentava anche la resistenza di fuoco e ghiaccio, avrà sicuramente una buona combo da poter sfruttare, perché quella è comunque diventata adesso una buona combo. Non una combo che mi fa uscire di testa, perché io preferisco un elemento solo però fatto bene, piuttosto che due fatti un po' così e così, però è comunque una strategia, è comunque una soluzione che chi la possiede può tranquillamente sfruttare. Il mio diciamo consiglio generale è quello di skippare il banner, però di sicuro recuperare in futuro l'arma di Barrett tramite ticket o tramite pullate free, magari avere la possibilità di ottenere l'arma di Barrett, perché è veramente buona. Ovviamente sono armi che devono essere necessariamente potenziate, perché è vero che si possono utilizzare anche solo per il loro effetto di riduzione attacco fisico, attacco magico o riduzione di resistenza elementale, però queste sono comunque armi che devono essere equipaggiate come primarie o secondarie, quindi le loro stats si aggiungeranno automaticamente a quelle dei nostri personaggi, quindi devono necessariamente essere portate in alto come overboost. L'arma di Barrett è sicuramente meglio in generale, anche per le refined, che secondo me sono, a parte molto rare, ma sono veramente veramente ottime, e quindi questo diciamo è in generale il mio pensiero su questo banner. Direi che non c'è nient'altro da dire, perché ovviamente abbiamo esaurito quello che c'è da dire, e non c'è neanche tanto altro da dire. Poi ripeto, per me Barrett all'interno del gioco assume un ruolo di supporto, diciamo di pseudo supporto, quindi un'arma del genere è buona, però ovviamente non mi ci posso fiondare così al 100%. Red non lo utilizzo proprio, non ho praticamente niente di red, quindi devo necessariamente skippare. Detto questo, niente, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate e se pullerete o meno, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!